9. Ok, rimaniamo in tema? In tema family, ognuno ha la sua family, la family sua, family bride. Lorenzo Fontana, ex ministro della famiglia del governo precedente, quello di Conte, no, quello di adesso. Però è il Conte. Era un po' che non facevo questa cosa di Conte. E pubblica questo tweet, un bel sorriso a chi ci vuole male, e pubblica questa foto qua. Bellissima foto. Un applauso a Gipi. Questa neanche la commento, però diciamo la giusta posizione è efficace. Ma il sorriso era prima o dopo la foto? Cioè, quando è che l'hai fatto esattamente il sorriso che descrivi nel tweet? Ecco, qua lui fa, ci ho pensato io con FaceApp, ma non è che la situazione sia tanto migliorata. Lui ha montato sopra un sorriso così, e almeno è più sincera. Un sorriso che fa concorrenza a Carlo Taormina. In effetti, eccolo qua il nostro. Oggi sezione unite Corte Suprema di Cassazione, si tratta del verminaio catanese in materia di espiazioni immobiliari con illeciti consumati da magistrati. Una goduria. Eccolo lì. Ci arrivo proprio. Prego. Può concedermi i diritti per utilizzare questa foto nella pagina Wiktionary Goduria, Wiki Goduria, cioè per spiegare cos'è la goduria, mettiamo questa foto. Ancora? Mi ero dimenticato, ma la mia splendida sposa, senza rimproverarmi, mi ha riconosciuto che è stato ed è il più bello del mondo. Ammazza, pensa fosse stato il più brutto. Se questo è il viso, non oso pensare quali siano i fiori che le sta portando. Gli occhi dell'amore. Gli occhi del cuore. Perché gli occhi dell'amore? Perché voi sapete che il volto di Taormina l'abbiamo preso a mo' di emoji, diciamo, no? Come alternativa. E ogni volta chi si contrappone questa va benissimo. È lui stesso a dire che quella è l'espressione da occhio dell'amore. E andiamo avanti. Eccola qua, questa è la pagina di Taormina Emoticon, quella che avevamo fatto. Queste erano tutte le espressioni di Taormina che potete usare a seconda della convenienza. E ne ricordiamo qualcuna. Questa qua era Taormina triste, per esempio. E dici perché la uso? Questa è quando Memo non capisce quello che deve cantare. E niente, vabbè, qualcun altro commenta, dice cioè sempre. Non è vero Memo, non è vero, non ti arrabbiare, non ti inquietare, sono giovani che scherzano con la foto di Taormina. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. E eccoci qua. Ora! È stato un avvicendamento. E Rigoletta scrive ora che ha finito il suo mandato un tributo doveroso a uno che ha ridato vita, ordine e legittimazione alla democrazia parlamentare. Senza la democrazia non è democrazia. Berco, un applauso a Berco che ci ha accompagnato nel tentativo di comprendere quanto accade in UK. Ecco, chi prende il posto suo lo prende Lindsay Hoyle, ritratto di Lindsay Hoyle, nuovo speaker della Camera dei Comuni, laburista, sobrio e pacato, è il contraltare del predecessore John Bercow. Ma noi, Marco, abbiamo quel momento lì. Abbiamo comunque una grande produzione Braxflix, che è un posto a lui. Un posto a lui. Posto a lui, un nuovo episodio di un posto a lui per capirne sempre di più. Sul Parlamento inglese fino alle elezioni. Mi sta a di? Beh, la ragazza mi ha dato i progetti, è intelligente, per questo abbiamo deciso che forse la sostituirà Giacomino. Come Giacomino? Oh, che fronzo fisiopata, ma cagna grauti! A dire il vero, Giacomo sta al turismo. Bravissimo. E come si fa riferimento sul sito della MGA? Amico mio, sarebbe finocchio parlare di un acronimo forense. Professore, per cui non riesco mai a parlare. E va a finire che mi scoppiano le gomme sui testicoli per rispondere alle vostre fesserie. Scusate.
E vediamo di sfatare che se uno è un ricchione porta il nome di capo.